Stasera non presento, io assisto e vi vorrei raccontare alcune piccole particolari che cambiano alcune vite, compresa forse quella di Roberto, credo. Dante, mio figlio, un giorno decide che non è giusto che io stampi i libri e poi non li mandi ai premi, quindi mandò il mio libro a un premio e andai in finale. A Londra arrivò e disse: devo leggere sta schifezza, e gli risposi: sì, perché ti pagano. E da quella battuta, che Ludovica già vede e conosce, che molti di voi conoscono, è nata un premio speciale. Ho avuto il regalo al mondo, mi hanno regalato il mondo, la vita, la magia, la mia fiaba era, insieme ad altri episodi della mia vita, come Anna Maria Ostese, come Alberto Moravia, ebbe Arnotto, più degli altri. Quindi io ho sempre ringraziato mio figlio, e in questo caso Arnotto non fu mio padre, fu io suo padre. Io, pessimo padre di quattro figlie, divenni ottimo padre di Arnotto. Tanti episodi, una vita intera per raccontarli. Scopro che scrivi libri, poesie, tante, stampo il primo. Ne seguiranno altri due e andiamo in giro per l'Italia. Per l'Italia a presentare le pompe di Satana. Qualcuno lo chiama Dario, qualcuno lo chiama Fo, lui si incazza e passa avanti. Ma quando si incazza e passa avanti, quello che l'ha chiamato Dario mica sa perché si incazza e passa avanti. Continua a dire: signor Fo, non la volevo disturbare. Incontro Ludovica, poche parole, impongo ad Arnotto di andare in TV fin da Costanzo, ma quando va nasconde i libri, come me. Cioè fa i libri e li nasconde. Che cavolo di bella voce, gli dicono, però a casa non lo riconoscono. Pronto, chi è? Arnotto, tuo marito. Che cavolo, manco qui. Perché allora tutti mi dicono che ho una voce? No, io sono la scrittura, sono la poesia. Poi succede un fatto, una serata qui. Paola ha la macchina grande, Anna ha la macchina piccola, Paola ha la macchina comoda, Anna ha la macchina scomoda, lui entra nella macchina di Anna piccola. Arnotto, 1,90 m, entra nella macchina più piccola che c'è nel quartiere. Una 500 vecchia, grigia, brutta. Poi in pizzeria Arnotto prende la mano ad Anna. Qualcuno mi fa: Arnotto ha preso la mano ad Anna? Sì, tu prenderla a me, no? Perché non mi chiamo fuoco. Non è stata presa quella mano. Anna vuole tornare, Arnotto vive, io sono libero e posso dire che è stata una cosa bellissima. Ora siete tutti qui per la festa d'Arnotto, no, per la festa per me. Quindi io questa sera lascio il mio microfono a loro, che vi ripresento.
Lorenzo che è favoloso, lo punirò presto. Quindi Lorenzo è una Cristina Cellini che è lei. Che mi assiste adesso. Mi assiste con il suo... Così, questo lo so. Allora, buonasera a tutti. Io finisco le presentazioni degli altri compagni di viaggio. Io sono Lorenzo, lei è Cristina Cellini. Orsetta Poa. Elena Balestri. E Roberto Procaccini. Ah, e abbiamo anche il giovane autore che presentiamo stasera, Arnoldo Foà. Buonasera. Ci credete che sono un po' emozionato? No, perché adesso devo leggere. Ci credete che sono un po' emozionato? Se c'è l'altoparlante. Com'è l'altoparlante? La schifezza. Ci sentiamo. Non si sente. Dunque, volevo dirvi che un pochino mi sento osservato, insomma, così, timido, perché io adesso vi leggo le mie poesie. Se non vi piacciono, è dura, se vi piacciono, applaudite. È peggio, uno si sente, perché le poesie sono... No? Ve ne leggo due e dopo non vi leggo più niente. Ve ne leggo due e ho scritto... ieri. Date retta, godete di quello che la terra e la vita vi danno, ammirate le forme, i suoni e le sostanze, i gusti e i profumi, i tepori e i colori, i contrasti e gli amori, amate queste cose e non ne fate incetta impedendole agli altri di goderne, siate buoni, gentili e generosi, così che gli altri lo facciano con voi. Non avevate capito un cazzo che avete appunto. Scatola chiusa, secondo me. E questa è la seconda, dopo io non ve ne leggo più. Noi eravamo in quattro. E sono rimasto solo, con una differenza di quasi 40 anni. È un premio che mi ha fatto quello lì, oppure per soffrire più di loro? Allora si è sbagliato. Allora, che devo dire io?
anche noi siamo emozionati a dover leggere le tue poesie, no? Anzi, siamo impauriti, siamo terrorizzati. Questa cosa che lui ha detto non avete capito un cazzo. Succede regolarmente con tutte le persone. Io dunque prima di tutto volevo dire ringraziare Beppe che nel 91 appunto ha pubblicato questo libro di poesie di Arnoldo La Formica, e Arnoldo però, anche se non sono stati pubblicati altri libri suoi, non ha mai smesso di scrivere poesie e continua tuttora. Quindi grazie Beppe, perché grazie del cuscino, e grazie del cuscino per il nostro Arnoldo, che è un'associazione cuniprotetta. No, e il nome di Arnoldo poi comunque è legato alla poesia, perché lui, Arnoldo, è l'attore che ha fatto conoscere García Lorca in Italia, perché insomma le registrazioni di García Lorca di Arnoldo sono memorabili, anzi sono state ristampate sul CD, chi le volesse cercare le troverebbe. Io ho fatto un documentario l'anno scorso insieme a Roberto, che ha fatto le musiche, e ad Alan Bacchelli, che non c'è, su Arnoldo, e abbiamo lavorato un anno sull'uomo, e devo dire abbiamo scoperto delle cose simpaticissime e bellissime, fra cui questa del suo carattere, no? Di trattare male subito le persone, tipo ciao vaffanculo. Però questo io ve lo dico, è un segreto, perché almeno dopo, se venite da Arnoldo e dite complimenti, lui vi dice cazzo vai, vuol dire che vi sta mettendo alla prova, è il primo approccio di Arnoldo questo, è solo un cenno di simpatia, voi dovete reagire bene o male, deciderà lui se è bene o male, capirete però insomma da come risponderà, insomma, se vi ha accettati o no. D'altronde ecco, i grandi attori fanno così. Dunque, allora, noi cominciamo subito a leggere le tue poesie. Se qualcuno volesse tappargli le orecchie, siamo e comincia Cristina Cellini. Allora. L'amore. L'amore sessuale è solamente un titolo che non chiude il capitolo dell'amore carnale, perché poi viene l'amore sincero, passionale. Dopo il primo contatto, e lei è consenziente, l'uomo diventa matto, gli sconvolge la mente. Comincia con l'amata a fare un'accoppiata ridente di baldoria e tutte e due si sentono eroi di una vittoria. E se tutto va bene, è un felice binomio che porta al matrimonio. Poi il tempo passa e comincia la mossa per l'accordo vitale, per non farsi del male, perché si sa, la coppia sono due persone, è doppia, e appare lentamente ciò che è più differente nel modo di campare. Si cercano d'accordare e non è molto facile le maniere di fare per non si disturbare, perché lei è molto gracile, cominci dal mangiare. Non se ne erano accorti nell'estrema passione di avere gusti diversi, sin nel tipo di pane. Poi è chiaro, lui è maschio, lei è femmina. Per cui per l'igiene e per l'occhio, lei nel bagno ci perde ben più tempo di lui. Ma è inutile disperdersi in chiacchiere ben note. Quello che segue è cognito per tutti quei che sanno messo l'anello al dito. Il sesso a poco diventa un'abitudine e perde quel calore che in principio l'amore faceva sembrare un fuoco. Poi lei rimane incinta e lui si sente il cuore che batte differente da precedentemente, e nasce la famiglia e nascono i bambini che prima sono piccini e poi staccano la briglia ed escono dalla soglia e lui rimane solo con l'amata compagna che ora è diventata un'amica affettuosa, solo una vecchia sposa, e ne conosce un'altra che accetta con ardore d'accoppiarsi con lui, perché lui ha ancora la forza di provare l'amore, quell'amore carnale col quale ha cominciato la strada dell'amore, e cominciano i guai che non finiranno mai. Posso darti un consiglio? Lascia perdere l'amore. Quel ciombolin che c'hai, usalo per pisciare. Lascia perdere l'amore, sia vero che carnale, e la pace che avrai sarà universale. Sempre sull'amore. Amore mio, lo sai? Sai cosa sei per me?
sei bella, sei brutta, sei magra, sei grassa, sei un genio intelligente, sei proprio una demente, sei piena di calore, sei fredda come un tizio che viva in un ospizio e aspetti la sua morte che ormai è alle sue porte. Sensibile e poetica, onesta, calda e frigida, diretta e matematica, una peripatetica, puttana e sefilitica che a chiunque si chieda perché vuole fare pratica, lo sai cosa significa? Che sei tutto per me, sei il mondo, la natura, la scienza, la cultura, sei l'ignoranza atavica del popolo imbecille, sei brutta fra le belle e bella fra le brutte. Mi piace la tua pelle, tutto quello che fai e quello che non fai, tutto vuol dire tutto, vuol dire il bello e il brutto, cane, cavallo e gatto. Non parlo per far rima, te l'avrei detto prima. Io non so cosa sei, luce degli occhi miei, so che senza di te io non esisterei. Io sarei solo niente, perché per me sei tutto. Senza di te son morto. Cazzo! No? Storiella. Lei se ne sta con lui e lui vive con lei. Si sono conosciuti e si sono piaciuti e poi si sono amati. E poi lui si è stufato perché lui ha incontrato un'altra assai più bella per lui. Perché in fondo lei non è delle stelle la stella. Lei piange per un poco, più per sé che per lui, perché l'altra per lei è più brutta di lei. E vuol dire che lui non è proprio quello che pensava di lui. Ci mette un po' di tempo, ma poi ne trova un altro. E quando lei lo trova, il primo, lui, si secca. Perché sembra evidente che lui non era niente per lei. Perché è felice, lo dice a tutti i suoi amici, a tutte le sue amiche. E il primo, lui, sparisce da tutte quelle feste che gli amici e le amiche si fanno fra di loro. Questa storia è finita. Se vi è sembrata inutile, voi avete ragione, perché è una storia vana. Ma chissà quante volte ve l'hanno raccontata e voi con interesse ve la siete ascoltati. Che bravo che sono! Ma bravo! Ma che bravo! Ma che bravo che sono! Allora, io leggo invece Incontro con Leopardi. Lunga e bella. Ah, lei, signor Leopardi, come devo chiamarla, eccellenza, per carità, come con conte se vuole, perché primo dei miei fratelli, ma Giacomo va bene, signor Leopardi, tu non mi permetterei mai, lei, il più grande, grande, purtroppo la natura, piccolo di statura, ma la mente, dopo Dante il poeta più grande, io non l'ho mai affermato. Opere sue conclamanlo, e non soltanto l'opere, ne sono convinti tutti quelli che leggono e rileggono e insegnano nelle scuole dei nostri padri il canto. Ah, già, lei è uno di quelli che leggono, rileggono nei teatri, nei chiostri, che imprimono sui dischi i versi dei poeti e fissano per sempre la poesia in forme definite. Mentre quella, scusi, di definito, ha solo la sua stampa, che lascia fluttuante l'armonia, il pensiero, il sentimento, che cambia ad ogni istante, ad ogni alito di vento. Lei fissa, fissa, fissa ciò che è mobile, come l'animo umano, che è sempre in movimento, come la luce, l'aria, appunto, il sentimento che frutto nel cervello, nel cuore, nelle vene della donzella, del vecchio, del fanciullo, di quella che si vende per piacere, per obbligo, per lucro personale, della donna di casa, della nonna. Lei fissa, registrando i sentimenti, appiattendoli, tipo posters al muro. E peggio, perché l'acqua e il vento, il sole e la rugiada, consumano la carta, e dopo un certo tempo questa sparisce. Ma la ceramica fusa dei CD non cede alla natura, e per chissà quant'anni rimarrà lì, fissato, il mio perché dare al sole? Perché tenere in vita chi poi quella consolar convenga? Che può essere un pianto disperato del fallito, o solo un moto di sconforto e non un dramma umano, dato che pur dobbiamo vivere in questo mondo, altrimenti non avrei potuto dolermene in quel mio eterno canto del pastore. Il mio era un perché d'un momento disperato, e lei l'ha fatto eterno e negativo. Può chiedere un non nato perché è nato? Posso solo chiedere perché soffro, e questo lei non l'ha fatto capire. Scusi, conte, non si deve scusare con me, lei fa il suo mestiere. Vede, nell'infinito
Conte, volevo dire che dovrei andare, ma l'infinito mi interessa. Io non volevo darle una lezione. Se deve andare, non faccia complimenti. Sì, devo andare. Non abbiamo più il tempo di godere certi incontri come un tempo. Il traffico ci moltiplica gli orari. Questo per me è stato un incontro epocale, un miracolo da ricordare, più che la visione di Saulo nel deserto o quella della beata Subirus nella grotta di Lourdes. Terrò ben conto dei suoi insegnamenti, le assicuro. E la prossima volta che incido un disco o leggo una platea dei versi di Leopardi, sarò talmente indefinito che nulla resterà di categorico nelle mie affermazioni e nulla di certo nelle incertezze. Tanto che in testa all'uditore non resti che il ricordo di un viaggio nel vuoto, in una fosa sera d'estate o nel gelo di un auditorio pieno di, siberiani spifferi. Accennava, signor Conte, all'infinito. Mi interessa, infinitamente, mi creda. L'ascolto con tutto il rispetto e la stima che le è dovuta, da me e da tutti coloro che nel caldo e nel gelo hanno ascoltato e ascoltano, magari sprofondati in soffici poltrone, i suoi versi immortali, fissati nel vinile o affidati alla lettura ad un sensibile, invisibile, ultrasensibile raggio rosso, invisibile laser. Conte? Conte Leopardi? Giacomo? E l'infinito? Che poeta! Amor di poeta. Che l'amore sia meraviglioso, lo sanno tutti, non solo i poeti. Ma il nostro, amore mio, lo è ancor di più. Meraviglioso vuol dire meraviglia, stupore che abbarbaglia, che confonde, perché non è normale, va al di là di quello che la vita ti riserva. Ma il nostro è un miracolo assoluto, che non lascia abbagliati né stupiti, ma addirittura senza più pensieri, ragionamenti semplici o complessi, toglie persino la possibilità di vivere, pensare, fare gli atti che si fanno per vivere la vita normale, che è quella di ogni giorno. Il nostro amore, amore... Come tesoro? No, non t'ho chiamato, stavo scrivendo, forse rileggevo. Ma è mai possibile che ogni volta che sto lavorando tu mi venga a parlare con tutto quel che c'è da fare in casa? Non hai mai nient'altro da fare che venirmi a seccare? L'uomo. L'uomo è una bestia. È molto esaltato dall'intelligenza. Si crede creato da Dio come gli altri, a sua somiglianza. Perché lui non sa che l'intelligenza è solo un motore che accresce di molto la sua conoscenza di tutte le cose, non solo del bene, ma anche del male. Ha solo furbizia, che è solo malizia. E fottere gli altri è solo mestizia. Il Dio che ha sognato vuol solo l'amore. E allora la smetta di fare la guerra e stia sulla terra con sola bontà. È brutta la vecchiaia? Mio Dio, bella non è. Perché la morte è lì che tremenda ti aspetta e non sai con che mezzo ti porterà con sé. E se ti senti bene è ancora peggio. Poi la stanchezza e il sonno che ti rubano il tempo e la memoria. E se hai in mente qualcosa non troverai più il modo di farla, perché tutto ti prende il doppio del tempo di quello di una volta. Se pensi alla cultura ti rendi conto adesso del vuoto accumulato negli anni che hai vissuto. E sai che non hai più il tempo di studiare, di leggere le cose che ti mancano ormai, per veder di sapere quel che non sai. Il sesso ti si affaccia nei tuoi sogni alla mente, e restano sogni, ahimè. Perché quello che fai è quasi niente. L'amore ti rimane nel cuore e nella mente, ma ti senti inferiore al soggetto che ami, perché il tuo sentimento è maggior della forza che il fisico possiede. Ed in caso di lotta col possibile rivale, ti senti, ahimè, sicuro che è a te che t'andrà male.
Non cambia il tuo carattere né la voglia di fare, ma se adesso ti lodano per quello che sei stato e hai fatto nella vita, hai la triste impressione che stiano elaborando una scritta affettuosa per marmo della tomba che inneggia al tuo passato. E tu sei ancora vivo, e mangi, e fumi, ed ami. Non ti manca il sollazzo di quando eri ragazzo, ti manca solo il tempo di rifar quel che hai fatto e di farlo un po' meglio, perché vedi gli sbagli nelle cose che hai fatto, non solo nei dettagli, ma nel pieno costrutto. Gli anni, fino tu non vedi l'ora, ma poi a una certa età preferiresti che il tempo non passasse per rimanere quello che pensi d'essere stato, bello, robusto, ardito. Invece, ahimè, quel giorno che chiami compleanno ritorna persistente già anno dopo anno, sempre alla stessa data, come se fosse niente. Tu, bello, sorridente, ti prendi tanti auguri di amici e di parente,